Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Apriamo con la cronaca giudiziaria e partiamo con l'inchiesta China Track che è arrivata ad una svolta. C'è uno stralcio, una parte del processo è già cominciato a Prato, un'altra parte del processo invece comincerà il prossimo anno. Sentite quali sono le differenze. Era mafia quella che muoveva le merci delle aziende cinesi in mezza Europa e controllava altri traffici illeciti. C'era la mafia nell'articolata e complessa indagine della squadra mobile di Prato che nel 2018 portò in carcere 33 persone e un'altra settantina nella lista degli indagati. China Track, l'inchiesta della DDA di Firenze che individuò a Prato il centro di potere dell'organizzazione composta in larghissima parte da cinesi, è approdata all'udienza preliminare che ha mandato a giudizio 80 imputati, 38 dei quali anche con l'accusa riemersa dopo la bocciatura del Tribunale del Riesame prima e della Cassazione poi di associazione a delinquere di stampo mafioso. Evidentemente le ulteriori indagini della polizia, a capo ancora Francesco Nannucci, 3 anni fa numero uno della squadra mobile di Prato e oggi al vertice della direzione investigativa antimafia a Firenze, hanno introdotto nuovi elementi a sostegno della pesante contestazione. Contestazione quella di mafia mossa anche nei confronti del capo dei capi Zhang Naizong, che insieme ad altri 5 imputati è già a processo davanti al Tribunale di Prato che sta giudicando i reati satellite, estorsione, usura, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo. Lo stralcio, a Prato il processo è partito dopo la decisione di iniziare il giudizio con rito immediato per tutti gli imputati sottoposti a misura cautelare, non salva Zhang Naizong e neppure gli altri che ne dovranno rispondere dall'accusa di mafia. L'udienza preliminare ha resuscitato dunque l'associazione di stampo mafioso. A Prato è la prima volta che la mafia cinese entra in un'aula di tribunale. Il lavoro degli investigatori iniziò nel 2011 su una organizzazione che regolava lo spostamento delle merci in partenza e in arrivo dalle aziende cinesi di buona parte dell'Europa controllando le ditte di trasporto. Una concorrenza senza scrupoli, secondo gli inquirenti, con qualche morto ammazzato per imporre la supremazia e guidare tutti gli altri interessi con legati. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato stamani in via del Molinuzzo, la zona è quella del Macrolotto 1, sentite la cronaca di Claudio Vannacci. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato stamani all'interno di un boschetto in via del Molinuzzo al Macrolotto 1. A fare la tragica scoperta, un cittadino pakistano che era entrato nella fitta vegetazione per nascondere la sua bici e si è trovato davanti al terribile spettacolo. Sul posto è subito intervenuta la polizia con alcune volanti, mentre il 118 ha inviato un mezzo della Croce d'Oro. Il corpo era appeso al ramo di un albero impiccato. A terra sarebbe stato trovato un coltello in mezzo ad altri rifiuti e quindi, almeno secondo gli investigatori, potrebbe non essere collegato al rinvenimento del corpo. Al momento non è stato nemmeno determinato con certezza il sesso della vittima, visto lo stato in cui si trova il cadavere, anche se dovrebbe trattarsi di un maschio. La scientifica effettuerà il prelievo del DNA. Le condizioni del corpo non rendono infatti possibile rilevare le impronte digitali. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che, allo stato, propende per l'ipotesi del suicidio. Sul cadavere non sono stati trovati documenti o altri elementi in grado di aiutare a risalire all'identità. Anche una prima verifica sulle persone scomparse denunciate in zona non avrebbe fornito elementi utili. Nella zona del rinvenimento si trovano numerosi capannoni di aziende cinesi, ma ci sono anche alcune abitazioni proprio al limitare del boschetto. Probabile che il cadavere si trovasse da giorni, forse da settimane, in quel punto. Favoritismi nelle visite all'ospedale di Prato. Sentite che cosa è successo in tribunale. Si è chiusa con 3 condanne, un rinvio a giudizio e 2 assoluzioni l'udienza preliminare del secondo troncone d'inchiesta sulle visite fatte da alcuni medici dell'ospedale di Prato a pazienti senza prenotazione e dietro pagamento a nero. Ai 4 ginecologi già condannati, Ciro Comparetto, Massimo Martorelli, Elena Busi e Simone Olivieri, tutti finirono ai domiciliari e tutti sono stati licenziati, si aggiunge l'urologo Angelo Macchiarella, per lui 1 anno e 7 mesi. Il rinvio a giudizio ha riguardato una ginecologa
mentre un'altra ancora è stata condannata per un solo episodio e prosciolta da tutti gli altri contestati, e un'ostetrica è uscita completamente indenne. Stesse accuse per tutti, peculato e truffa ai danni dello Stato. Condannati anche due intermediari cinesi. I fatti arrivati in aula fanno parte dell'inchiesta portata a termine dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, che nell'estate del 2018 alzarono il velo su un giro di mazzette intascate da alcuni medici che durante l'orario di lavoro, ma fuori dal circuito delle prenotazioni, ricevevano pazienti raccomandati dagli intermediari ricevendo compensi a nero. Pazienti cinesi nel caso del primo troncone d'inchiesta, italiani nel secondo, che si è sviluppato grazie alle telecamere nascoste dentro l'ospedale proprio per osservare l'operato dei medici. Dalle immagini sono emersi comportamenti anomali che hanno spinto la procura a contestare ulteriori visite clandestine a sanitari che in un primo momento non erano stati coinvolti nelle indagini. Riprenderà invece a novembre il processo a carico dell'ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia Gianselli Spinelli, finito sul banco degli imputati con l'accusa di omessa denuncia. Prostitute a domicilio durante il lockdown. La polizia ha denunciato 5 persone. Prostitute, giovani, belle e a domicilio per aggirare le limitazioni imposte dal lockdown è quanto hanno scoperto i carabinieri di Prato, che con la collaborazione della Polizia Municipale hanno denunciato 5 persone per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e sequestrato 2 appartamenti e 2 auto usate per accompagnare le ragazze a casa dei clienti. A fare da tassista un italiano di 60 anni, mentre a organizzare gli appuntamenti erano 4 cinesi, 2 donne e 2 uomini. Le indagini sono partiti alla fine dello scorso anno. Centinaia, secondo quanto documentato dagli investigatori, gli incontri organizzati per soddisfare le voglie di una clientela variegata, composta da cinesi, italiani e da uomini di altre nazionalità. Le ragazze venivano accompagnate a casa del cliente oppure in alberghi compiacenti. Il sessantenne era sempre a disposizione giorno e notte, pronto a prelevare le giovani, a portarle a questo o a quell'indirizzo e poi riaccompagnarle in uno dei 2 appartamenti sequestrati, nei quali erano alloggiate. Base operativa dell'organizzazione era un'abitazione in via Marini, anche questa all'occorrenza usata per gli incontri. Il giro della prostituzione era pubblicizzato attraverso volantini affissi un po' ovunque in città. Tanto il lavoro per le giovani, alla faccia dei vari provvedimenti di coprifuoco e chiusure. L'emergenza sanitaria, diceva una delle donne denunciate ai clienti che telefonavano per comprare un po' di compagnia, è manna dal cielo, non si può fare nulla, ma si può stare con le nostre ragazze. E gli affari giravano bene, arricchendo ogni giorno di più le tasche dell'organizzazione. In via del Fornello a Campi Bisenzio i carabinieri hanno sequestrato 12 ettari di terreno per abuso edilizio. All'interno della cassa di espansione sottoposta a vincolo paesaggistico i militari hanno trovato 52 serre abusive e oltre a questo anche 2 locali dove vivevano almeno 10 lavoratori tutti cinesi. Così sono scattate le denunce a un italiano proprietario del terreno che fa capo a una società immobiliare di Prato e a 2 cinesi che avevano affittato le terre per la coltivazione di ortaggi. Già nel 2018 sullo stesso appezzamento di terra erano state riscontrate violazioni. I reati contestati sono legati al cambio di destinazione d'uso e agli abusi edilizi. Il bilancio sul coronavirus: sono 24 i nuovi casi accertati a Prato nelle ultime 24 ore. La regione segnala anche una vittima pratese tra le 9 conteggiate in tutta la Toscana, ma questo decesso non risulta al momento all'ASL Toscana Centro. I nuovi casi registrati in Toscana sono 146 su 15.622 tamponi. I ricoverati negli ospedali toscani sono 305, vale a dire 26 in meno rispetto a ieri, di cui 73 in terapia intensiva. A Prato la situazione delle strutture sanitarie vede al Santo Stefano 23 pazienti Covid ricoverati in area medica, 6 in terapia intensiva. A questi si aggiungono poi 28 ricoverati al centro La Melagrana, infine 12 al centro Pegaso. Estate a Casa del Mercante, al via la seconda edizione in omaggio a Leonetto Tintori. Queste le iniziative a Casa Datini, sentite.
La seconda edizione della rassegna Estate a Casa del Mercante si inaugura con la mostra Palazzo Datini dedicata a Leonetto Tintori, un omaggio che avrebbe dovuto coincidere con i 20 anni della sua morte, celebrati lo scorso anno in piena pandemia. Una mostra di allievi ed ex allievi del laboratorio di Vainella, una mostra dedicata a Tintori che partirà sabato 12 giugno e si protrarrà fino all'11 luglio, quindi un periodo anche abbastanza esteso. Sono circa 40 artisti con più opere ognuno di loro e sono 40 sensibilità diverse di arte contemporanea, di arte antica, sono tutte cose che sono anche spaccato un po' della vita artistica contemporanea. Il palazzo ospiterà anche concerti e spettacoli. Continuiamo il nostro percorso, diciamo, musicale con i concerti di Mesotonica, che sono amici da sempre di Palazzo Datini. Elia Orlando con il suo gruppo verrà a presentare due concerti il 22 di giugno e poi per la prima volta in assoluto qui a Palazzo Datini la lirica a palazzo con due straordinari artisti pratesi, la soprano Selene Fiaschi e il basso baritono Alessandro Calamai. È un monologo molto divertente ma anche serio del nostro poliedrico artista Filippo Moretti e poi un omaggio a fine rassegna il 17 luglio a Curzio Malaparte. Davvero tanti questi appuntamenti, è tutto per questa edizione, non ci sono altre notizie, io mi fermo qui, grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.